qui alla 53esima esposizione internazionale canina di Brescia. Siamo pronti innanzitutto col vedere i giovani del sesto raggruppamento, a cui faranno seguito gli adulti dello stesso raggruppamento. Giudice per i giovani del sesto gruppo dall'Italia, Alessandro Braga, che ringraziamo ancora una volta per essere qui con noi. Ed ecco a voi i giovani Segugi e cani per pista di sangue, a cominciare dal Rhodesian Ridgeback, Dalmata, Segugio svizzero di Schweiz, Segugio italiano a pelo forte, Segugio italiano a pelo raso, Beagle, dicevamo perle di rarità per questa esposizione, il segugio svizzero, non so mai come si traduce in italiano, perché erroneamente sui libri viene riportato svizzero, ma è Schweiz, è un paese svittese, qualcosa del genere, tradotto in italiano. È una razza veramente molto rara, originaria della vicina Svizzera. Entrambe le varianti di pelo del segugio italiano, pelo forte e pelo raso, piccolo segugio inglese il Beagle, cane da carrozza il Dalmata, ottimo anche guardiano, ho visto soggetti di questa razza eseguire al meglio gli esercizi di Schutzhund come fossero Doberman e pastori tedeschi, cane per la caccia al leone, ma anche ottimo guardiano e compagno, il Rhodesian Ridgeback. Vediamo il primo soggetto. Chi è alto a sufficienza può vedere sulla schiena di questo soggetto una spada disegnata dalla natura come una zampata di un leone, che ha voluto disegnare la lama e due remolini a formare l'elsa della spada. C'è anche un box proprio a formare un'elsa strutturata. Il nostro giudice è quindi pronto per chiamare sul terzo gradino del podio. Segugio italiano a pelo raso, terzo gradino del podio. Secondo. Segugio italiano a pelo forte. Rappresenterà il raggruppamento il Dalmata. Dov'è la manovra?